Do il buongiorno a tutti quanti, ringrazio per la partecipazione da parte di tutti, per l'attesa. Avete visto che c'è stato già un poco di dibattito perché, come voi tutti immaginerete, la questione di cui andremo oggi a parlare in questo convegno è piuttosto dibattuta. E quindi appunto ci auguriamo appunto che dopo ci sia anche un confronto da questo punto di vista, perché è tutto in progress al momento e un dibattito costruttivo con tutti i partecipanti alla questione per noi è importante, per noi è il fondamento del Movimento 5 Stelle. Quindi per noi, per questo anche la vostra partecipazione è così importante. Allora, innanzitutto mi presento, io sono Irene Galletti, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della seconda commissione, tra le varie competenze anche il commercio e sviluppo economico. Accanto a me, qui alla mia sinistra, Ivan Della Valle è un nostro deputato Movimento 5 Stelle, anche lui è membro della commissione attività produttive alla Camera. E ci darà veramente un excursus completo di quella che è la problematica sulla direttiva Bolkestein che sta indeclinata nella chiave del commercio ambulante. E qui accanto a me, invece, alla mia destra, è Arianna Xekalos, che è consigliera comunale a Firenze. Sta seguendo la questione dei mercati ambulanti qui nel comune, ha un quadro completo, esaustivo di tutta la situazione e saprà darci anche degli spunti per tutto quello che riguarda il territorio. Naturalmente tutto questo deve essere, questa argomentazione che faremo oggi, investiranno tutto il piano nazionale. Chiaramente Ivan è qui per questo, per darci il quadro di quella che è la situazione che noi vorremmo, perché noi come purtroppo sapete, siamo all'opposizione, ma noi siamo un'opposizione costruttiva, un'opposizione che oppone proposte vere, che tutelino i cittadini, che tutelino le imprese, perché oggi di questo andiamo a parlare. Andiamo a parlare di un tessuto economico che in Toscana è molto forte, che è fatto di piccole e micro imprese, che oggi questo Stato non sta tutelando e così facendo sta smantellando un tessuto sociale, economico e produttivo che è importantissimo in Toscana, che è la base della Toscana, che stiamo vedendo smantellare negli anni dalla crisi economica e da un malgoverno, da una mala gestione. La direttiva Bolkestein, così come è stata recepita dall'Italia sotto i suoi vari aspetti, ha sicuramente degli spunti interessanti che ci possono allineare all'Europa e rendere uno Stato dentro l'Europa e non che la subisce. Però sicuramente ci sono dei recepimenti che vengono fatti dal governo che a nostro avviso sono fatti, se non in malo modo, delle volte hanno anche degli aspetti, come dire, come se volessero andare a colpire alcuni settori, o sembra che ci sia un disegno dietro, una strategia. Non sappiamo se è questo, noi sappiamo soltanto che allo stato attuale c'è un lavoro importante da fare che riguarda anche il commercio, riguarda l'Europa, l'Italia, c'è un grosso passaggio che dovrà essere fatto in regione e noi lo vorremmo portare fino in fondo. Ed è questo che vorremmo portare costruttivamente a chi adesso sta governando la regione Toscana e l'Italia. Riguardo il commercio ambulante, molti di voi sono del settore, quindi vi racconterò, ben poco che non sia quello che già sapete. E chiaramente il settore ha subito dei grossi colpi, sull'onda della crisi che ormai sta colpendo l'Italia già dal 2008. Abbiamo visto dagli studi che sono arrivati in Toscana che soprattutto i mercati con meno di 50 posti sono quelli che hanno subito i colpi maggiori, mentre quelli, diciamo, con più di 50 posti, riescono ancora a tenere abbastanza bene, pur con tutta una serie di problematiche, tra cui ad esempio l'abusivismo, che sta prendendo sempre più piede. E prima era Firenze, veramente la capitale toscana purtroppo dell'abusivismo, e adesso si sta spostando su Pisa, soprattutto dal punto di vista del commercio e chi di voi fa ambulantato per quanto riguarda, o meglio nel settore e del turismo, quindi mi parlo della stagione estiva, sa quanto abusivismo ci sia e quanta necessità di repressione di questo tipo di abusivismo ci sia. Perché se mettiamo il malgoverno e aggiungiamo anche tutte le problematiche che sono legate alla legalità, chiaramente davvero la categoria subisce un colpo che potrebbe essere davvero definitivo, perché il 92% delle imprese che operano ambulantato è fatta da società individuali.
Quindi colpire una società individuale significa distruggerla per sempre, significa distruggere spesso una storia familiare che c'è dietro a queste aziende, significa distruggere spesso delle aziende che commerciano prodotti a filiera corta, quindi a questo punto anche l'artigianato e le produzioni locali subiscono il contraccolpo. Quindi insomma andiamo a vedere che il tessuto sul quale si va a interagire a causa di quella che è un'interpretazione a nostro avviso non corretta della Bolkestein veramente può portare delle percussioni molto forti in Toscana. Ed è per questo che abbiamo sentito l'esigenza di portare questa problematica qui in regione per cercare di far capire ai cittadini e agli operatori del settore qual è la nostra posizione, condividerla e soprattutto parlarne con loro, con tutti voi, per ricevere anche i vostri spunti, perché questi, come dicevo prima, per noi sono davvero importanti. Io passerei a questo punto subito la parola a Ivan Della Valle, che ci dirà nello specifico cosa prevede la Bolkestein, cosa c'è di errato a nostro avviso e cosa si può fare, perché qualcosa si può fare ed è necessario farlo. Noi ci impegneremo veramente al massimo perché tutto quello che è deleterio dal punto di vista dell'interpretazione o dell'applicazione di questa direttiva venga cancellato da quelle che sono le indicazioni del governo. Grazie a tutti e passo la parola a Ivan. Grazie a tutti e grazie di aver voluto partecipare a questo incontro. Cercherò di entrare nel merito specifico proprio di questa direttiva e soprattutto del suo recepimento in Italia, perché poi i problemi del commercio sono ampissimi, ma volevo soprattutto entrare nel merito di questa direttiva. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che noi riteniamo che il suo recepimento da parte dell'Italia sia stato errato, sbagliato, superficiale, forse anche in malafede. Non entriamo nel merito, ma dagli studi fatti, dalle interrogazioni fatte a livello europeo, da tutto quello che noi abbiamo analizzato di questa direttiva è stata recepita dall'Italia in maniera errata per quanto riguarda gli ambulanti. La direttiva ha due articoli fondamentali, l'articolo 11 che parla delle licenze in generale e sull'articolo 12 si parla di delle esclusioni di questi rinnovi automatici delle licenze per alcuni settori specifici e si parla di risorse naturali. L'ambulante che usufruisce di una licenza su un suolo pubblico non fa parte di una risorsa naturale. La risorsa naturale può essere chi ha una licenza per sfruttare una miniera. In più, sempre l'articolo 12 parla di concorrenza e di libero mercato. Mi sembra che l'ambulante, quando vende i suoi prodotti, sia ampiamente in un libero mercato e abbia ampiamente concorrenti come i negozianti, come la GDO, come tutto il resto. Quindi era assolutamente errato inserire la categoria degli ambulanti all'interno, così recepito come l'ha recepito il decreto legislativo 59, l'articolo 70, inserendolo in questa categoria. Quindi noi chiediamo, io ho fatto prima una risoluzione e poi attualmente una proposta di legge depositata 2 settimane fa, io dico 2 articoli per salvare 200.000 imprese. Noi chiediamo l'esclusione degli ambulanti dalla direttiva. È fattibile, ad esempio i tassisti sono stati esclusi, altre categorie sono state escluse, quindi noi chiediamo immediatamente la discussione di questa PDL, quindi non ci sono priorità di salvare le banche, di salvare altre cose, c'è la priorità di salvare 200.000 imprese e quindi vogliamo la discussione immediata di questa proposta di legge. Nel recepimento di questa direttiva è stato fatto un errore e un altro errore. 2 errori possono fare qualcosa di più che pensare in buona fede a un errore così voluto, perché si inseriscono gli ambulanti
all'interno di questa direttiva in modo errato. E poi sempre all'articolo 70 si apre la possibilità alle società di capitali di partecipare ai bandi. Allora io inizio a vederci proprio una linea, un quadro, un qualcosa che vuole andare oltre. E quindi ci siamo subito mossi per difendere questa categoria. Abbiamo fatto una risoluzione dove appunto chiedevamo l'esclusione, chiedevamo l'impegno al governo a fare loro questo provvedimento, e purtroppo è stata bocciata. L'unica parte che è stata, diciamo, è stata votata per singoli articoli, l'unica parte era quella dove chiedeva un tavolo, una riapertura di un tavolo per, e che era, diciamo, il tamponamento finale, no? Non vuoi uscire dalla direttiva, non vuoi escludere le società di capitale, almeno mettiamoci di nuovo attorno a un tavolo a ridiscutere, a rivedere, perché ci sono anche nell'applicazione che entro fine anno e all'inizio del 2017 ci sono grosse problematiche, e quindi almeno se andiamo di questo passo, almeno sediamoci tutti attorno a un tavolo, associazioni di categoria, regioni, Stato, e vediamo cosa dobbiamo andare a fare, perché così stiamo andando a sbattere. Stiamo andando a sbattere perché i comuni non sono pronti, le regioni non sono pronte, non si sa chi, come. Ad esempio io ho letto che invece Firenze non intende neanche rispettare quello che era l'intesa e vuole mettere subito tutto a bando da subito. E quindi quando ho letto quello e sapevo di venire qua, ho detto beh, allora siamo all'assurdo, perché proprio ad esempio il Partito Democratico mi boccia la risoluzione dicendo no, è tutto a posto, perché noi abbiamo risolto questo problema con l'intesa Stato-Regioni. Allora, il problema va risolto alla radice. C'è un errore nell'introdurre gli ambulanti all'interno della direttiva Bolkestein. Non ci sono intese o altre cose che servono. Anche perché se tu inserisci gli ambulanti all'interno della direttiva Bolkestein, recependo l'articolo 12 che parla di risorse naturali, poi fai un'ennesima, scusate il termine, stronzata, a fare un'intesa dove rinnovi per 10 anni, perché non è quello che chiede, quello è esattamente quello che invece direbbe l'articolo 11 della direttiva, dove parla di concessioni che vanno rinnovate con dei criteri di anno in anno. Quindi noi recepiamo male, dando così la possibilità poi ai comuni di fare pasticci, alle regioni di fare pasticci, no ma la direttiva dice così, no ma l'intesa dice cos'ha, e poi cerchiamo di tornare indietro facendo i soliti pasticci all'italiana. Il problema non si risolve con l'intesa, il problema si risolve uscendo da questa direttiva. Successivamente si torna a quello che era prima dell'inserimento, quindi il commercio è in capo alle regioni, le regioni continueranno a fare quello che hanno sempre fatto prima dell'ingresso di questo recepimento, le licenze vanno rinnovate ogni 10 anni come era prima, con sostanzialmente un rinnovo automatico, tranne alcuni casi dove magari non venivano rispettati alcuni, tipo se uno prende un posto ci deve andare realmente a occuparlo, tutte queste cose che sapete benissimo, e se ci sono problemi di abusivismo, se ci sono problemi, se si volesse anche rivedere questo discorso dei rinnovi, delle cose, lo Stato deve avere il coraggio non di recepire male una direttiva europea e nascondersi dietro la solita frase "lo chiede l'Europa" falsa, falsa, e lavarsi così le mani e non risolvere il problema e dire applichiamo una direttiva in modo errato e abbiamo risolto il problema. No, allora che abbiano il coraggio di mettersi lì con le associazioni di categoria, con lo Stato, la Regione, tutto si mette lì e si discute se non è corretto rinnovare a vita,
se ci va un ricambio, però lo si fa correttamente, togliendo l'errore iniziale. Poi tutto può essere discusso, tutto, ma la serietà. Qui è stato recepito in maniera errata una direttiva. Quindi noi, ripeto, chiediamo all'articolo 1 l'esclusione, chiediamo di escludere le società di capitale e chiediamo che le licenze vengano assegnate a un massimo di due entità, cioè con un massimo, a un massimo di due figure giuridiche. Successivamente molte regioni hanno già approvato ordini del giorno, mozioni che impegnano il governo a rivedere questa direttiva. La regione Piemonte è andata sin oltre, non ha approvato solo una mozione, ma ha approvato una proposta di legge che deve essere discussa, una proposta di legge da presentare in Parlamento per essere discussa, quindi una proposta che la regione fa da discutere, che è esattamente uguale, identica a quella che ho depositato io, e quindi verrebbero abbinate. Irene ha presentato una mozione qui in Regione Toscana e ci auguriamo che venga approvata, e quindi chiediamo a tutti di fare pressioni, di farci sentire in modo che venga approvata questa mozione, perché nel momento in cui andremo a discutere questa proposta di legge e abbiamo una pressione da parte anche delle regioni, abbiamo alcune regioni che approvano una mozione, alcune regioni addirittura che propongono una PDL che va nella stessa direzione, forse c'è qualche possibilità in più che ci ascoltino. Quello che fa un po' strano è vedere una regione come il Piemonte, amministrata dal Partito Democratico, fare questa proposta, e vedere il Partito Democratico a livello nazionale che ti boccia la proposta, vedere il Partito Democratico che da un'altra parte fa le manifestazioni, poi vedere in Parlamento che invece ti boccia le cose, cioè non so neanche più se esiste il Partito Democratico, esistono cellule di non si sa chi, uno da una parte, uno dall'altra, esistono 3, 4, 5 correnti, esiste un correntone, un correntino, siamo in mano a questa gente. Ripeto, vogliamo discutere in maniera seria di questa proposta di legge entro pochi mesi, perché se entro un paio di mesi viene calendarizzata e la si discute, c'è la possibilità di salvare entro fine anno 200.000 piccole e medie imprese in questo Paese, che sono quelle da tutelare, e non c'è l'urgenza di tutelare le banche, non c'è l'urgenza di tutelare altro, ma c'è l'urgenza di tutelare chi realmente lavora e produce in questo Paese. Come diceva giustamente Ivan, l'unione fa la forza, e tutto questo presentare mozioni, proposte di legge e pressioni parlamentari fatte grazie ai nostri deputati serve per far capire che c'è davvero qualcosa di forte dietro alla nostra iniziativa, e veramente cercando di farci sentire il più possibile, delle volte anche manifestando, come spesso vediamo fare qui sotto la regione, forse possiamo cercare di fargli capire quanto sia importante e quanto sia sentite le problematiche che noi portiamo avanti. Come giustamente diceva Ivan, appunto abbiamo presentato anche noi una mozione e abbiamo recepito esattamente quello che lui ci stava dicendo, l'esclusione delle imprese di capitali, che per noi è un fattore essenziale, perché è inutile che vi dica quello che questo comporta, e soprattutto questo concetto di problema di aver scambiato tra loro il concetto di risorsa naturale
e suolo pubblico. La Regione può fare molto perché, come vi dicevo, il commercio come attività è demandato per lo più alla Regione. Quindi riuscire a far approvare questa mozione per noi significa dare anche, oltre che un impegno alla Regione per agire in conferenza Stato-Regioni, significa anche fargli prendere un impegno affinché qualunque proposta di legge o modifica alle leggi sul commercio in Toscana seguano questa linea guida. Quindi darà anche un'indicazione a quelle che poi sarà l'attività regolamentare che sarà successivamente demandata ai comuni. Quindi per questo è importante a livello nazionale, è importante a livello di regione per quello che influirà all'interno dei comuni. Questo è uno dei motivi per cui ci teniamo tanti e veramente ci batteremo per cercare maggiormente il più possibile l'assenso anche all'interno delle altre forze politiche. Cercheremo di far capire davvero qual è l'intento e dovranno a quel punto uscire fuori, perché noi glielo spiegheremo in tutti i modi, cercheremo in tutti i modi di fargli capire cosa andiamo a sostenere questo. Noi non ci opponiamo a niente, noi qui siamo a sostegno di qualcosa. E a questo punto dovranno prendersi loro la responsabilità di dire qui in Regione, al di là dell'atteggiamento appunto, come diceva Ivan, schizofrenico che abbiamo, una Regione recepisce la normativa, il PD recepisce la normativa, a livello nazionale non sa bene che fare, sì la recepisce, poi per un'altra Regione si oppongono. Il Movimento 5 Stelle ha un'idea chiara, chiarissima, e la esprimiamo a 360 gradi a tutti i livelli in cui noi abbiamo dei rappresentanti portavoce. Quindi noi è quella che porteremo avanti ed è quella che, per la quale spingeremo davvero fino in fondo perché venga approvata e venga recepita anche dal partito che è al governo. Questo è il nostro impegno per quanto riguarda il commercio, uno dei nostri impegni. E siamo sicuri che dovranno venire fuori con quella che è la loro vera posizione. Perché appoggiare o non appoggiare questa mozione, così come altre attività a livello nazionale, significa davvero dire da che parte stanno. Noi, se ce la bocceranno, dovranno almeno dirci da che parte stanno, anche in questo settore. Li abbiamo stanati su tanti punti di vista, su tante materie. Ecco, questa è un'altra dove noi ci prendiamo l'impegno o di convincerli di quello che è giusto. A nostro avviso, chiaramente, possono avere la loro posizione politica e se hanno una posizione politica che la dicano chiaramente a tutti i livelli, una parola sola a tutti i livelli, almeno sapremo chi avremo davanti. Adesso parlerà, per quanto riguarda tutto il settore del commercio, degli ambulanti, su Firenze, che è il settore che penso riguarderà la maggior parte di voi, Arianna Xekalos, che appunto ha seguito molto le vicende e sa, conosce tutti gli sviluppi e la via che sta prendendo, diciamo, il comune di Firenze al riguardo. Intanto volevo ringraziarvi per essere qui, mi auguro che questo sia il primo di numerosi incontri perché secondo noi soltanto lavorando insieme a voi potremo trovare delle risposte che ovviamente saranno utili per voi soprattutto, per coloro che hanno investito soldi e denaro e tempo per attività di cui non si conosce il futuro. Quello che succede a Firenze, la parola schizofrenia mi sembra la parola più giusta, perché all'interno dello stesso comune si fanno proposte, alcune vengono bocciate, poi entrerò nel dettaglio, altre vengono approvate, poi però rimane sempre tutto fermo. In particolare noi, posso dirlo con certezza, siamo convinti che questo comune non sappia che cosa vuole fare, oppure se lo sa non ce lo viene a dire, perché sono numerose le interrogazioni e i question time che abbiamo posto in consiglio comunale e l'assessore Bettarini, l'assessore di riferimento più volte non ci ha risposto con risposte molto vaghe o ha perso tempo, il tempo che poteva utilizzare per risponderci, invece di parlare di quello che sarà il bando che devono fare, magari di dirci quella che è la sua visione generale e personale di questa direttiva. Ma ovviamente non è questo che chiedevamo noi chiedevamo delle risposte che non ci sono arrivate e ovviamente non rispondendo a noi, e questo glielo abbiamo fatto presente più volte, non rispondono a voi, non rispondono ai lavoratori che per primi hanno diritto ad avere delle tutele e soprattutto ad avere appunto queste risposte. Abbiamo quindi deciso di fare delle mozioni, delle proposte che sono state bocciate proprio lunedì in Consiglio Comunale, con la quale abbiamo fatto presente innanzitutto che vi è una sentenza del Consiglio di Stato che dimostra che alcuni ambulanti, che tra l'altro alcuni risalgono, sappiamo, anche al XVIII secolo, hanno diritto di rientrare nella categoria degli esercizi storici e tradizionali.
E l'abbiamo fatto presente perché più volte sia i tecnici del Comune, mi duole dirlo, sia la politica, la maggioranza, il Partito Democratico del Comune di Firenze ha negato la possibilità che i lavoratori del commercio su area pubblica, gli ambulanti, rientrassero in quello che è il famoso bando che tutela gli esercizi storici e tradizionali. Invece gli abbiamo fatto presente proprio che con questa sentenza del Consiglio di Stato si ribalta la questione e dimostra invece che loro possono rientrare. Abbiamo quindi chiesto con una mozione che potessero rientrare all'interno di questa categoria e ci hanno risposto di no proprio lunedì in Consiglio Comunale. Abbiamo allora richiesto con un'altra mozione, se non vogliamo farli rientrare all'interno di questo albo, di crearne un apposito e anche questo in Consiglio Comunale ce l'hanno bocciato proprio lunedì. E qui entra un po' in gioco quella che è la schizofrenia di questo partito e avete ragione a affermarlo dal momento che poche settimane prima nella Commissione Sviluppo Economico, che è la commissione di riferimento, era stato deciso che si facesse portatrice di regolamentare e emanare un nuovo regolamento apposito per gli esercenti, i commercianti su area pubblica. Per cui gli abbiamo fatto presente proprio lunedì che appunto hanno avuto un atteggiamento molto contrastante al loro interno, visto che se da una parte ci bocciano questa proposta, dall'altra si affermano di voler essere i primi a redigere questo regolamento. Ovviamente noi non ci fermiamo, mi auguro che questo sia il primo di, come ho detto prima, di una serie di incontri per trovare insieme delle soluzioni che devono essere assolutamente trovate per primi per voi stessi. Noi ci siamo a tutti i livelli, siamo qui, e lavoreremo, non ci fermeremo, riporteremo in commissione quelle che sono le vostre giustissime richieste, ne riparleremo, chiederemo, come abbiamo già fatto, di iniziare al più presto questo lavoro di commissione per redigere questo regolamento, per permettere di avere le tutele che giustamente avete diritto di ottenere. E basta, questo è, alla fine voi avete diritto a ottenere appunto questi diritti, avete diritto soprattutto a avere informazioni su quello che vogliono fare in merito a questo bando. La verità è che se hanno già in mente come farlo non ce lo vogliono dire e non ve lo vogliono dire soprattutto, e questo è un dato che onestamente a noi ci preoccupa molto, perché ci piace operare nella trasparenza e poter operare soprattutto se possibile insieme appunto per voi, non per mettere bandierine o altro. Qui l'importante è trovare delle tutele e delle soluzioni per i lavoratori che hanno investito denaro e tempo nelle loro attività e che ad oggi è ovvio non avevate delle risposte. Noi queste ve le vogliamo dare, per cui non ci fermeremo, qualsiasi proposta ci sarà, noi vi saremo accanto e insieme soprattutto dobbiamo trovare delle soluzioni. Abbiamo cercato di essere più brevi e riassuntivi possibili per dare spazio a voi, alle vostre domande, a quelli che possono essere i vostri dubbi, quindi vi invito appunto a porcele, a chiedere chiarimenti o qualunque cosa di cui vogliate dibattere sull'argomento al quale noi possiamo rispondervi. Per chi, qualcuno diceva, non sentiva, la signora aveva proposto di fare una protesta forte più che in sede regionale, in sede europea, quindi direttamente a Bruxelles, immagino con associazioni di categoria e noi stessi che sicuramente trovereste. Noi abbiamo un nostro europarlamentare e i nostri europarlamentari che da questo punto di vista si fanno sentire e spesso al riguardo, quindi saranno sicuramente ben disponibili ad accoglierci a Bruxelles per questo tipo di protesta. Naturalmente la giro a tutti quanti, perché appunto dovremmo essere una massa, un gruppo. Solo
per precisare, sono state fatte delle manifestazioni e sono state fatte anche delle richieste di audizioni in Europa. La risposta secca è stata: l'Italia l'ha recepita così. Cioè, gli altri paesi, tolto Italia e Spagna, hanno escluso gli ambulanti. Quindi ci hanno rimandato a casa dicendo: parlatene con i vostri governanti, fate voi la legge corretta e recepite in maniera corretta, escludete gli ambulanti dalla direttiva. Quindi è tutta una partita che si gioca qui, perché è qui che l'hanno recepita in maniera errata. Noi possiamo andare in Europa, ma io direi che se andiamo davanti al Parlamento forse facciamo meglio. E in tanti, ma proprio tanti. Sì, naturalmente loro sanno se vogliono organizzare la cosa. Io dico, preciso solo una cosa, vinciamo se siamo uniti. Quindi se iniziamo a dire la manifestazione organizzata dal 5 Stelle, patrocinata da noi e poi partecipano i sindacati di categoria, partiamo male. Tutti gli ambulanti di categoria devono organizzarsi e fare la manifestazione. Noi appoggiamo, ma no, io spero che saremo noi, che sarà il PD, che saranno tutte le forze politiche, perché altrimenti non la smuoviamo la cosa. Noi abbiamo le nostre proposte, abbiamo le idee chiare, possiamo anche noi a livello noi fare una manifestazione come Movimento Generale, ma se è una manifestazione degli ambulanti, delle associazioni di categorie, tutti deve essere trasversale e deve unire tutti. Allora, così possiamo avere realmente la possibilità di smuovere le cose. Poi, per quanto riguarda la volontà o meno... Allora, però. Ma c'è qui. Allora, quello che volevo mettere il puntino sulle i è che noi abbiamo un'intesa Stato-Regione, però voglio fare questa domanda, che bypassa in un certo modo la legge europea. Il problema è, in un eventuale ricorso da parte anche fuori dell'Italia, noi siamo tutelati? Io credo di no, perché non si può con una conferenza Stato-Regione fare un regolamento che va contro una legge europea.
perché non lo possiamo fare, non è legale. Io ho chiesto un intervento ai nostri legali per vedere di avere una risposta, che ancora non ho avuto. Questo è il primo punto, era la domanda che potevo fare all'onorevole. Secondo punto, ci sono altre questioni importanti, vi ho anche detto, c'è un buco legislativo, perché se esce i bandi, come hanno detto dovrebbero uscire entro il 31 ottobre, noi sappiamo che le prime licenze scadranno l'8 di maggio, il 7 di maggio. Se sono 90 giorni, 31 ottobre, 31 novembre, 31 dicembre, 31 gennaio. Cosa succede a quei titolari che hanno dato in affitto le licenze che rientrerebbero in possesso prima della scadenza, però non possono partecipare al bando, perché nel momento dell'apertura del bando non c'è la titolarità. Per cui noi bisogna stare molto attenti a come verranno fuori questi bandi, per cui, e ad oggi io come presidente di associazione di categoria non si sanno, non siamo a conoscenza di questi bandi, per cui i problemi ce ne sono tanti. Poi un altro punto che volevo puntualizzare è che noi ambulanti abbiamo acquistato delle licenze tranquillamente con un atto notarile, ci abbiamo pagato le tasse e addirittura abbiamo anche pagato le rivalutazioni fatte dallo Stato, non so se a qualcuno di voi è capitato. Ora ci troviamo, è vero che si dice che ce le rinnovano per 12 anni, non è vero niente, ce le rinnovano per 12 anni solo in prima attuazione. Il problema è che noi abbiamo perso tutti i diritti che abbiamo acquisito, tutti, completamente. Per cui, visto che, come dice l'onorevole, si dovrebbe essere fuori dalla Bolkestein, noi dobbiamo unirci, e trasversalmente ha detto bene, e unirci per fare in modo di uscire da questo decreto legislativo 59 che ha recepito la direttiva in modo errato. E penso che non sia la manifestazione a livello europeo, ma credo che sia una manifestazione a livello comunale, provinciale qui, di Firenze, per poter fare approvare quelle mozioni che ci sono, per poi portarle avanti a livello nazionale. Questo io credo sia il momento, però come vi ho detto, dobbiamo cercare di unirci senza pensare ai San Lorenzo, ai Porcellino, al mercato delle cascine, cose. Dobbiamo unirci come ambulantato, perché il problema non è FIVA, AMVA, con commercio, consorzio, il problema non esiste. Il problema è degli ambulanti, per cui non c'entra la sigla sindacale, voglio dire, ma dobbiamo semplicemente unirci tutti insieme per risolvere il problema. Grazie. Sì, sono stati toccati punti interessanti. Allora, dicevamo, io come ho detto, quello che dicevo prima era un po' assurdo, prima dire che sono risorse naturali e fare ricadere lì e poi fare un'intesa che invece va. E quindi assolutamente noi, secondo me, non è regolare, perché o tu fai parte delle licenze che vengono rinnovate in automatico, come diceva la direttiva all'articolo 11, oppure fai parte delle risorse naturali, a quel punto l'intesa è impugnabile da chiunque e succedono poi quei pasticci, perché magari poi alcune regioni, alcuni comuni invece dicono no, allora andiamo a bando subito, allora io ti faccio ricorso. Quindi il pasticcio dall'inizio. Sul discorso, oltretutto nella direttiva è precisato il fatto che la durata della licenza deve essere commisurata al fatto dell'ammortizzamento, di poter ammortizzare i costi. I 10 anni, e poi successivamente non si sa, non è sufficiente per ammortizzare le spese, i costi che ha un ambulante quando acquista, se la deve acquistare, e poi tutti gli investimenti che deve fare. Quindi anche da quel punto di vista è scorretto andare a mettere un prolungamento a 10 anni e poi non si sa i successivi. Quindi è tutto, secondo noi, impugnabile, sbagliato. Per quanto riguarda quello che succederà a ottobre, io ho detto stiamo andando a sbattere. I comuni non sono pronti, le regioni non sono pronte, è un pasticcio. Alcuni vorranno appunto impugnare e dire no, la direttiva entra nel 2017, andiamo a bando subito, altri vorranno rispettare quell'intesa e saranno pronti, non saranno pronti. I comuni nel giro di pochi mesi devono rinnovare centinaia, migliaia di licenze e non sono attrezzati. Quindi
c'è una proposta di legge e c'è l'approvazione a novembre dello scorso anno di un pezzettino di una risoluzione dove chiedeva il tavolo. Allora, secondo me si può andare avanti in due direzioni. Cercare di fare calendarizzare il prima possibile per arrivare entro fine anno ad escludere la categoria della direttiva e nello stesso tempo a brevissimo aprire questo tavolo, è l'unica soluzione all'interno di questo tavolo è chiedere un'ulteriore proroga. Ulteriore proroga e non andare a sbattere adesso a settembre-ottobre perché nessuno è pronto. E non si sa dove andare, quindi si chiede da una parte un tavolo e si chiede la proroga per l'attuazione di questa cosa, nel frattempo si va avanti a vedere se c'è la volontà politica, se c'è la volontà del governo, se c'è una mobilitazione da parte delle associazioni di categoria, se c'è una mobilitazione da parte di tutti per vedere se si riesce invece a prendere la strada più giusta, quella di risolvere il problema alla radice. Ce lo dicano, ci dicano che la posizione loro è quella di far introdurre immediatamente la direttiva, di mandare all'aria 200.000 aziende, di andare subito a rivedere queste licenze, andare subito a gara e magari ci dicono che vogliono inserire le società di capitale, magari ci dicono che i mercati li diamo tutti in mano a Farinetti o a qualche suo amico, magari diciamo che i mercati li diamo in mano alle Coop, che lo dicano e siamo a posto. Se è così, perché vedo lo Grazie. Io sono della CISL, sono segretario di Firenze della CISL e coordinatore regionale degli ambulanti, sempre per la CISL. Quello che abbiamo notato noi, almeno per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Firenze, è che c'è una situazione abbastanza di confusione. Secondo me, l'impressione mia è che probabilmente stanno pregando che la cosa venga rinviata, perché devono gestire 3.500 autorizzazioni con tre persone. Proprio su Firenze. Ci stanno cercando delle soluzioni praticamente a botta, così parlano di una riduzione degli spazi per poter ripetere di rimettere a posto le vecchie autorizzazioni. Comunque c'è una serie, diciamo, di iniziative così, casuali. E ho capito che loro stanno aspettando quello che succede per i balneari. Questo ora volevo chiedere appunto della valle come la situazione, perché se è capito, almeno la sensazione, e quella che sta sperando la stessa amministrazione di Firenze, è che se i balneari sfondano, praticamente poi in cascata anche per gli ambulanti dovrebbe essere salva la situazione. Non lo so, questa era la domanda che io volevo rivelare. E poi per quanto riguarda eventualmente una manifestazione a livello nazionale, secondo me sarebbe importante, io chiederò ai miei dirigenti, spero che anche le altre associazioni ci seguano, e si potrebbe fare, anche perché ritengo che il problema non è a livello comunale, cioè a livello comunale non si risolve nulla, cioè secondo me va fatto a livello nazionale,
perché è solo il governo, solo il Parlamento lo può risolvere, si sa che già approvato tempo addietro. A livello comunale si può fare, bisogna cercare di lottare, ma non, secondo me, diceva Masi, che a livello comunale, secondo me a livello nazionale si risolve lì. Quindi una manifestazione, secondo me, potrebbe essere valida, chiaramente con tutte le associazioni sindacali. Vabbè, grazie. Sul discorso dell'attesa, sì, anche secondo me non, come dicevo, non sono pronti, quindi una proroga potrebbe essere una soluzione. Sul discorso balneare, io ho fatto una scelta precisa sul lavoro che ho fatto alla Camera, quello che ho seguito, due cose distinte, perché un discorso è gli ambulanti che sono stati erroneamente inseriti e diciamo definiti una risorsa naturale, che è totalmente sbagliato. Un discorso è il discorso dei balneari, che invece noi, ad esempio, come Movimento 5 Stelle diciamo che le spiagge devono rimanere del demanio, non vanno, tra virgolette, privatizzate tutto, e quello giacciono su una risorsa naturale, e quindi è corretto, ma va gestito caso per caso, perché magari c'è quelli che hanno comprato anche lì le licenze, che hanno investito un sacco di soldi, e c'è invece chi negli anni sta spendendo poco o niente, e non è corretto che utilizzi una risorsa naturale a vita, e in più con degli accordi fatti magari anni e anni e anni addietro, e pagano poco o niente. Quindi io tendo proprio a tenerle totalmente distinte, separate, e ho fatto una battaglia per il commercio ambulante, perché è proprio sbagliato il recepimento, e quindi lì dobbiamo andare a risolvere quel problema. Dall'altra parte avremo poi delle soluzioni, avremo le nostre proposte, ma è tutto, secondo me, un altro settore, e da rivedere in un altro modo. Non c'è il problema di risolvere l'errore alla radice, c'è il problema di fare una cosa sensata. Il problema è un altro, che la legge ha fatto in modo, che cosa hanno fatto praticamente? Hanno fatto un decreto legislativo a livello nazionale, poi che cosa hanno fatto? Hanno fatto un'intesa Stato-Regioni a livello regionale di tutti i comuni, poi però hanno demandato ai comuni di fare i regolamenti, ma chi va in deroga alla legge Bolkestein, poi, e sono i comuni, perché il regolamento chi lo fa? Le mette il comune, per cui è vero, se ne esce solo modificando il decreto legislativo, però è il comune che, se fa qualcosa di sbagliato, prende il ricorso. No, il comune lo applica la direttiva, però è il comune che eventualmente prende i ricorsi. Non so se rendo l'idea. Per cui, se, come dice l'onorevole, togliamo dal decreto legislativo gli ambulanti, il comune non fa altro che fare quello che faceva prima, il rinnovo tacito, e non c'è problema. Ma se il comune va a fare il bando e eventuali ricorsi al bando li prende il comune. Ecco perché, secondo, a mio modo di parere, bisogna compattare la categoria, fare una
un'azione a livello locale per poi portarla trasversalmente a livello nazionale. Perché organizzare una manifestazione a livello nazionale, io vi chiedo a voi, ma se domani ci fosse una manifestazione, chi è disposto a venire? Uno. Allora, molti ambulanti, allora, però è molto più facile coinvolgerli a livello di Firenze. Sì, ma no, qui non c'è partito, qui non c'è un discorso di partito. Sì. Ma partiamo, facciamo vedere che noi siamo uniti per chiedere l'estromissione dalla Bolkestein. Io non intendo fare i corsi. Io la domanda è, se io ho il posto, faccio la mia domanda al mio bando, viene uno di fuori e mi fa un ricorso sul mio bando, cosa succede? Cosa succede? Cioè esce fuori un bando, esce fuori il bando, io ho i famosi 40, io fo il bando sui miei posti, ok? Ho i miei 40 punti, per cui mi dovrebbero dare i punti. Però nel mio posto può una società anche estera fare la domanda, partecipare. Alla domanda, a quella estera non gli viene dato perché non hai 40 punti. Okay. A questo punto la società estera fa un ricorso alla Corte Europea. Siccome la legge, per via dei 40 punti, siccome la legge lo consente, e perché la direttiva, l'intesa Stato-Regione, non può bypassare la legge europea, cosa succede dopo? Questa era la domanda che stavo facendo. Cosa succede se viene una società rumena, una società fuori e mi fa un ricorso, che potrebbe essere anche vecchissima, perché ci potrebbe essere una società francese, rumena, tedesca del 1900? Salti bando o salta perché lei fa il ricorso sul mio posto? No, ma lo fa sul mio posto, perché i bandi sono individuali. Sì. Sì. Perfetto. Ma questo lo dici te. Questo lo dici te. Se fai il ricorso sul mio bando, tutti gli altri possono essere anche buoni. Non lo so, io vorrei chiedere l'interpretazione legale. No, perché se te non hai partecipato ai bando in quel momento lì. No, io sto dicendo, se mi escludi, ma ora è un discorso tecnico, bisogna parlarne con dei legali, cioè non si può parlarne. Io era la domanda che volevo fare all'onorevole, cioè... Allora, a Firenze dovete sapere che c'è già Ferragamo. Allora, a Firenze ci sono già delle lobby che stanno lavorando per prendere gli spazi dei mercati, fra cui c'è Ferragamo, c'è la Apple che ha offerto 640.000 euro al Comune di Firenze per prendere gli spazi degli ambulanti in Piazza della Repubblica, e ci sono altri Farinetti che vuole tutti i mercati coperti per fare Italy, e già sopra è già stato affittato a 140.000 euro a Farinetti, mentre gli ambulanti sotto pagano 1.150.000 euro per i soliti 2.500 metri quadri di suolo calpestabile, che c'è già una differenza di affitto. Sì, certo, su quello siamo d'accordo. Voglio dire, ci sono già pronte le grandi multinazionali, pronte a prendere gli spazi degli ambulanti, non aspettano altro che questa Bolkestein. A questo punto voglio sapere, anche le associazioni di categoria, la politica, cosa facciamo? Aspettiamo che ci levino il lavoro? Grazie. Ci sono altre domande che volete porre? Dunque, come vi stavamo dicendo, appunto la questione la stiamo sviscerando, o meglio l'abbiamo già sviscerata in maniera analitica a livello nazionale, e come giustamente diceva Ivan, la partita qui si sta giocando ormai a livello nazionale, perché il punto è
come l'Italia, il governo italiano, recepisce questa direttiva Bolkestein. L'argomentazione che appunto abbiamo fatto prima anche riguardo dei balneari, ci tengo a sottolineare che è necessario fare davvero una distinzione che è basata soprattutto sul concetto di demanio marittimo, quindi proprietà indisponibile dello Stato, e sulla quale insistono le concessioni balneari, che è completamente diversa, come noi abbiamo sottolineato, dalla posizione di suolo pubblico e non risorsa naturale, che è il terreno, la porzione di spazio sulla quale invece insistono le attività dell'ambulantato. Quindi questo già crea un profondo discrimine tra due tipi di attività. La questione balneare è molto più dibattuta perché veramente ha tutta una serie di declinazioni a livello regionale. Noi pensiamo alla realtà virtuosa al massimo dell'Emilia Romagna, non ve la sto qui a descrivere perché la conosciamo tutti, e si va dall'Emilia Romagna a situazioni veramente difficili come quelle del Lido di Ostia, dove veramente le problematiche anche a livello di infiltrazioni mafiose sono veramente difficili, per non parlare poi del Sud Italia che veramente presenta un livello di problematicità altissimo. Quindi trovare una posizione che sia il più possibile definita e soprattutto che vada anche a limitare tutta questa serie di problematiche di cui che vi ho appena accennato a livello nazionale è difficile. Il balneare, tutto quello che è il sistema balneare purtroppo le presenta. Quello dell'ambulantato no, è chiarissimo, cioè per noi è stato evidente. I punti di cui ha parlato prima Ivan, gli articoli l'11, il 12, il 16 e il 70 sono chiarissimi, la nostra posizione è chiara e va a ridefinire una interpretazione e soprattutto un'utilizzazione della normativa Bolkestein per gli ambulanti veramente chiara e che veramente tutela l'ambulantato. Tutto il ragionamento poi da fare sul commercio a livello locale chiaramente passa poi dalle regioni, perché c'è una potestà legislativa molto forte della regione sul commercio. Il testo unico numero 28 del 2005 della regione Toscana necessita sicuramente di alcune risistemazioni e soprattutto il capo qui è importante rileggere e rileggere con attenzione alla luce proprio di quello che vorremmo noi fosse la normativa Bolkestein, il quinto capo, che è dall'articolo 29 a seguire e che è tutto quello che riguarda il commercio su suolo pubblico. Quello è importante da rivedersi perché è da lì che poi si decideranno le linee guida nei comuni, che poi sono quelle che vi andranno a toccare direttamente. Deve essere una cosa più univoca possibile, perché se è vero che ci sono delle realtà più forti di ambulantato in province come Firenze e Pisa, salvo poi vedere che Massa Carrara in realtà a livello di abitanti ha un numero di operatori pro capite più alto rispetto agli abitanti, quindi ci sono delle situazioni un po' particolari. C'è tutto il settore del turismo che, come abbiamo detto, subisce fortemente lo scacco del turismo, subisce lo scacco dell'abusivismo. Quindi è necessario anche rivedere tutta una filiera di controlli, perché queste aziende non vengono danneggiate, cioè si parla di miliardi di anno, di miliardi di euro ogni anno di danno per l'abusivismo, e sappiamo che l'abusivismo praticato nei dintorni dei mercati ambulanti è fortissimo. Questo è un grande danno da parte vostra, quindi i comuni si devono dotare anche di strutture, personale adeguato e in numero sufficiente anche per combattere questo. Però appunto, come ho detto, questa la partita è a livello regionale, ma l'input forte ci deve arrivare dallo Stato. Noi li abbiamo detti, sono 4-5 articoli quelli che diciamo noi. Definiti quelli diventa veramente spianata la strada per fare davvero un ottimo lavoro per quanto riguarda la legge regionale o quella che diventerà e che vorremmo fare noi, la proposta di legge regionale per rivedere tutta la disciplina del commercio in Toscana, perché se non salviamo le piccole e medie imprese, le piccolissime imprese in Toscana, la Toscana finisce di affossarsi. Questo per noi è chiaro, questo è uno dei punti saldi dal giorno in cui siamo arrivati in regione. O salviamo queste imprese che sono migliaia e fanno capo a migliaia di famiglie e lo Stato ci può aiutare in questo, o altrimenti abbiamo fallito come legislatori regionali, abbiamo fallito come governatori, e questo purtroppo lo devo dire in realtà come governatori, non noi che siamo la minoranza, ma loro. Però noi non lo permetteremo, noi siamo opposizione anche per questo, opposizione, come diceva Ivan, costruttiva,
non ci opponiamo e basta, noi proponiamo e ce lo devono dire che non ci ascoltano, che non vi ascoltano, perché noi portiamo quelle che sono anche le vostre istanze, ce lo devono dire che vogliono dare tutto a Farinetti, ce lo devono dire che vogliono inserire le società di capitali, ve lo devono dire. Quindi noi li porteremo allo scoperto da questo punto di vista e con documenti alla mano, con proposte di legge. Oppure di togliere l'ambulantato dalla direttiva Bolkestein, più o meno in che tempi la verrà, sicuramente respinta, ma in che tempi verrà discussa in Parlamento? Perché questa è una cosa importante, perché il tempo passa e secondo me c'è anche un piano supportato da varie categorie anche che dovrebbero difendere l'ambulantato e che lo fanno solamente in apparenza, secondo il mio punto di vista. Secondo me c'è anche un piano per arrivare lì e dopodiché siamo lì, la legge è quella e nulla da fare. Così per sapere più o meno su che tempi si va, anche per rendersi conto, perché sicuramente ci sarà poi, a Firenze si dice un traccheggio, cioè vale a dire si tira avanti, poi io lo dico purtroppo per esperienza personale, perché con il traccheggio, con il tranquillo tanto va a Roma, insomma ci hanno rovinato, per essere chiari, quindi non vorrei che i miei ex colleghi subissero la solita fine che ho subito io con altre persone. Ecco. Un mese, sei mesi, due anni, dieci anni, cioè, e dipende dalla calendarizzazione, dipende dalla Camera, dipende dalla volontà, dipende dalle pressioni, dipende da quanta pressione faranno le regioni, dipende da quanta pressione faranno le associazioni di categoria, dipende da quanta pressione ci sarà sul territorio. Ci sono proposte di legge che non sono neanche mai state discusse, ci sono proposte di legge così. Il fatto che la Regione Piemonte abbia approvato quella proposta di legge e mandi la richiesta di discussione in Parlamento è importante, potrebbe essere una pressione interessante. E quelle poi, tutte le proposte di legge su quella determinata argomento vengono accorpate, quindi in automatico devono discutere anche la nostra ed eventualmente quelle. Dico, la risoluzione mia è stata ferma quasi un anno e mezzo. Nel momento in cui hanno deciso di discuterla, l'ha depositata la Lega, l'ha depositata il PD, l'ha depositata il PDL, l'ha depositata Fratelli d'Italia. L'ultimo giorno sono arrivati tutti lì, avevano tutti la risoluzione da discutere per mettere tutti la bandierina. Però ci è voluto un anno e mezzo per portarla in discussione. Adesso non abbiamo un anno e mezzo, abbiamo mesi, quindi dobbiamo correre. Logicamente dobbiamo correre perché è stata bocciata la risoluzione. Noi speravamo di portare a casa la risoluzione lo scorso anno, non siamo probabilmente riusciti a mobilitare perché devo dire che un pochettino di errori dicendo ma l'intesa ha comunque risolto in parte il problema e quindi state tranquilli, ha portato sì che per un po' di anni la categoria ci ha un po' creduto, è rimasta tranquilla. Adesso che si avvicina la scadenza vera e propria, i nodi vengono al pettine e quindi purtroppo bisogna correre. Io continuo a dire, da quando ho depositato all'inizio del 2015 la risoluzione, che si può fare. Basta la volontà politica e basta fare le giuste pressioni. Se siamo tutti insieme, si può fare. Io sarò breve perché ormai siamo belle... si è già discusso abbastanza. Io volevo fare semplicemente una proposta brevissima. Secondo me l'unico modo in questo punto che l'organizzazione sindacale si possa rendere
come si rimane noi per, con questa legge? Come si fa a rientrare, quando ci si deve muovere per rientrare in possesso delle licenze, per avere il nostro posto, avere i 40 punti? Io non capivo ancora, no. Abbiate pazienza. Perché ora dice c'è 4-5 mesi, se uno ce l'ha affittato il banco, come fa a rientrare in possesso? Capito? E se uno non sa come si deve muovere, e che si fa? Si va tutta all'aria? Lo so, però non si è mai fatto niente. Il problema è proprio questo, il fatto che il comune non è chiaro. Esatto. È quello che abbiamo detto anche noi. Il comune non è chiaro. Si rimane che noi continueremo a spingere a tutti i livelli in modo tale che venga fatta chiarezza e prima di tutto vengano tolta questa categoria dall'applicazione della direttiva che si è detto. No, non è detto che ci voglia un anno, dipende, è stato spiegato prima. Non di... Se non cambia... Scusate brevemente, l'ultima cosa, vi porto i saluti di Laura, della senatrice Laura Bottici, che è rimasta bloccata dallo sciopero delle ferrovie e si è trovata stamane in stazione e non aveva saputo dello sciopero e si scusa con tutti, mi ha telefonato alle 7 del mattino dicendomi che sarebbe rimasta bloccata alla stazione, altrimenti sarebbe rimasta bloccata a Firenze. Comunque vi porta i suoi saluti e insieme a Ivan e altri continua il suo lavoro sempre da Roma e ci è vicino con tutte le problematiche che abbiamo qui in regione, come tutti gli attivisti o tutti i simpatizzanti dei 5 Stelle già sanno.